Ciao a tutti, io sono Simona, la vostra consulente d'arredo e oggi parliamo di come scegliere gli elettrodomestici per la vostra cucina. Quasi tutti gli elettrodomestici presenti in una casa trovano la loro collocazione in cucina. Ecco perché al momento di acquistare o di rinnovare una cucina è importante fare un'attenta selezione degli elettrodomestici da acquistare. Gli spazi non sono tanti e spesso molti elettrodomestici che acquistiamo non vengono utilizzati e quindi sono praticamente inutili. Gli elettrodomestici che vanno in cucina possono essere classificati in due categorie, grandi elettrodomestici e piccoli elettrodomestici. I grandi elettrodomestici sono praticamente indispensabili perché sono il frigo, il piano cottura, il forno, la lavastoviglie e la cappa, quindi fondamentali per la conservazione del cibo, per la cottura del cibo e poi ovviamente per lavare le stoviglie. Piccoli elettrodomestici possono essere considerati il microonde, la macchinetta del caffè e i piccoli robot da cucina e non sono sempre indispensabili. Un'altra distinzione può essere fatta tra elettrodomestici da libera installazione e elettrodomestici da incasso. Le prestazioni tra elettrodomestici da libera installazione e elettrodomestici da incasso sono le stesse. Qui ovviamente interviene il vostro gusto. Se prediligete un gusto lineare o un gusto moderno, vi consiglio comunque gli elettrodomestici da incasso. Per uno stile invece industrial sono consigliati anche gli elettrodomestici da libera installazione. L'acquisto degli elettrodomestici è quindi un'operazione che deve essere effettuata con cura. Se anche voi desiderate dei consigli sull'acquisto degli elettrodomestici da utilizzare in cucina, vi aspettiamo presso il nostro showroom a Samassi. Io sono Simona, la vostra consulente d'arredo e vi aspetto nel prossimo video.